Il primo maschio ha sempre uno sguardo originale sui fatti della vita, con un fortissimo senso estetico, che è la sua caratteristica principale. È un opinionista della TV, è un trendsetter, cioè uno che fa tendenza, stilista, attore, comunque un grande personaggio. Jonathan Cashanian. Ciao Nunzia. Come stai? Molto bene, hai uno studio bellissimo. Grazie, tu sei meraviglioso in rosso. Siamo simili, però un tailleur. Mi dici il tuo cognome, però ho provato mille volte e credo che mille volte sbaglierò. Ripetilo. Allora, il mio cognome è iraniano e si pronuncia Cashanian, con l'accento sulla ultima A. E io quindi Cashanian. Ecco, dovevo chiamarti prima. Cashanian. Caro Jonathan, in questo programma tutti si definiscono con tre aggettivi. Il tuo primo aggettivo è stato un aggettivo che non mi aspettavo. Paterno. Cioè, tu sei uno che si prende cura delle persone che ami o hai proprio un desiderio di paternità? È un po' tutte e due le cose. Ho avuto a che fare pochi giorni fa su un palcoscenico con un bambino e mi rendo conto che appena li vedo, non so poi se anche a te capita, metto quella mano dietro la testa come in segno di protezione, no? Perché poi ho 9 nipoti e mi sento un calore dentro che mi rendo conto che mi dà una soddisfazione che io cerco e ricerco nei figli degli amici, nei bambini che vedo in metro per strada e in un progetto di vita. Siccome poi ho 42 anni, non sono proprio un bambino, vorrei dei bambini, quindi istinto paterno. Quindi tu vuoi dei figli? Sì, sei stupita. Non me l'aspettavo. Perché mi vedi così esteta, modaiolo, non mi vedi in versione papà. No, perché ti vedo, sai, il classico scapolone per tutta la vita. Sai che no, io ho tutti amici con cui sono cresciuto che hanno già 3 figli e ognuno dei miei fratelli ha 3 figli. Sono l'ultimo che non ha bambini, mi sento proprio la pecora nera di qualsiasi schema mentale che mi hanno insegnato da bambino. Quindi diciamo che questo può essere uno dei tuoi progetti futuri, il fatto di diventare padre. Sì, neanche troppo futuro. Proprio ambresse ambresse. Sì, no, sai, su di me non si può vedere perché non posso dirti, sono al 3° mese. Diciamo che sono al meno 2 mesi. Oh, ecco, meno lo stai progettando, quindi sì. Diamo questa notizia che stai progettando. Anzi, lì sto progettando. Ah, ne vuoi più di uno? Beh, se faccio tutto questo da solo, insomma, perché io sono solo, ne voglio 2, voglio creare una mia famiglia. Sei solo, quindi in questo momento sei single? Sì, io sono single. Per scelta? O perché essendo un precisino... Posso dirti una cosa? Sono bugiardi i single quando dicono che sono single per scelta. Siamo sinceri, è brutto essere single. Qualcuno che ti aspetta la sera, che ti accoglie, che ti fa una carezza sul cuore. Io lo vorrei tanto questa persona, ma non c'è. Quindi sono single non per scelta mia. Eh sì, la solitudine è una brutta cosa. No, non sono solo, io se vivessi a Roma io e te saremmo migliori amici, lo sai. Sì, certo, ci scambieremmo sicuramente gli abiti, guarda. Secondo me mi sta il tuo. Pure a me sta il tuo. No, nel senso che sono pieno di amici, di cose da fare e di posti dove mi invitano. Però Nunzia, non so, sai, la sensazione di... Io lo dico sempre, qualcuno che se arrivi tardi a cena ti ha tenuto il posto perché sa che senza di te non si diverte. Io sono sempre quello amato da tutti, figurati, va bene, ma poi se non arrivi in tempo il posto, becchi l'ultimo che c'è perché non c'è la persona che me l'ha tenuto. Torniamo un secondo su paterno, però. Che papà hai avuto? Allora, io ho avuto un papà della vecchia generazione, un papà che è arrivato in Israele 2 anni dopo che il paese era nato. Israele nasce nel 48, mio papà ci è arrivato nel 50, non c'era niente, ha dovuto costruire il paese da zero, un uomo pratico che di giorno lavorava nei cantieri e la sera studiava a scuola. Un papà in una famiglia dove erano già in 4 e mia nonna ha adottato la figlia di sua sorella perché era mancata, quindi in 5 bambini. In un paese che si stava sviluppando, mio papà è doccia fredda, poco tempo, non si spreca l'acqua, niente perfezionismi, cosa cambia un vestito rosso, bianco, nero? Una volta che hai un pantalone, una felpa e sei al caldo devi ringraziare il cielo. Questo è mio papà, gli è uscito un figlio così. Eppure sai che invecchiando mi rendo conto che sono simile a lui. Sai che io in casa so far tutto. Se adesso tu mi dici vieni a montarmi uno scaffale coi tasselli, col trapano preciso, io so farlo. Se mi dici cambia il tubo nel bagno, vedi che siamo perfetti. Anche io sono così. Anche tu sei così. Io smonto tutto. Non sia tutto fare. Cioè invecchiando sto prendendo il lato pratico e pragmatico di mio papà e abbiamo anche un rapporto. Andiamo sempre magari a pescare sul lago di Tiberiade in Israele. Sto apprezzando delle cose che non avevo capito di mio papà quando ero più giovane. Però, quando ti ho detto del tuo papà, hai detto...
Perché mio papà è molto diverso sulla carta da me. Ma era affettuoso? No, dai, no. Un uomo iraniano cresciuto in quella famiglia non è diventato affettuoso da nonno. Sai quando si dice che quello che si fa da nonno non si fa da genitori? Il papà non è uno che sapeva dirmi ti voglio bene, però mi ricordo che ha fatto una cosa, alla maturità gli ha mandato un fax con degli errori di ortografia, perché non sono italiani, mio papà non ha fatto le scuole in Italia, e ha scritto una cosa tipo sei grande, ti voglio bene papà, io conservo quel fax. Non so perché l'ha mandato in un fax, perché ai tempi non c'erano, oppure lui non sapeva usare il telefono, non ricordo. Quindi in alcune tappe lui ha voluto dirmi a modo suo che c'è. Che c'era. Oggi è più affettuoso, se io parto e non ci salutiamo per le vacanze invernali, mi abbraccia, mi dà un bacio, ma mi fa strano, insomma. Sai, non mi è chiaro se lui, essendo un papà doccia fredda, vestito di qualsiasi colore, cioè quello che hai dipinto, poi abbia accettato la tua diversità, la tua stravaganza, le tue scelte di vita, cioè... Ti dico subito, sarebbe andata male se io fossi un ragazzo di un villaggio sperduto che non aveva arte né parte. Avendo io scelto la strada della TV, quel passaggio io l'ho vissuto molto facilmente, perché mio papà sorrideva guardando, dicendo ma questo gira con la borsa, il taglio rosso, mio papà non è così, ma neanche i miei fratelli sono così, io sono atipico, no? Solo che poi ero il primo a scuola, eccetera, eccetera. Quando ho iniziato a lavorare in TV, l'apprezzamento della gente e i complimenti per strada hanno fatto sì che lui oggettivamente non potesse dirmi nulla, perché sono un ragazzo che non fuma le sigarette, non si ubriaca, non si è mai drogato, ero il primo della scuola, lavoravo da quando ero ragazzino, mi mantenevo, insegnavo a scuola. Che male facevo che volevo il taglio rosso e la scarpetta col tacchetto. Mancherebbe. Però, sai, in altre realtà non è così, perché magari se vai in altri contesti, magari per il papà, però no, il papà non è di quelli, perché poi la testa funziona quando deve funzionare, per fortuna. È lunga la serie.